Allora, Assessore, lei è responsabile sanità della Lega. Domanda secca, qual è la priorità in assoluto per la Lega in sanità? Priorità in assoluto per la Lega in sanità è mantenere questo servizio su base universale, riparametrarlo evidentemente rispetto alle necessità di ogni territorio, quindi un federalismo sanitario. Un sano federalismo sanitario che tenga conto appunto delle necessità che sono diverse da regione a regione, con una regia centrale evidentemente che finanzi in maniera corretta quelle che sono le necessità territoriali e quelle che sono, come dire, le strutture che verranno rinnovate, che dovranno essere rinnovate con particolare attenzione al personale sia medico che infermieristico, che dovrà avere, come dire, una risposta anche dal punto di vista degli stipendi piuttosto importanti, sono fra i più bassi in Europa, sia per quanto riguarda i medici che gli infermieri. Sono stati eroi, sono eroi durante la pandemia, ma giustamente dovranno essere ricompensati. Ne parlava prima, la medicina difensiva è un tema che ci interessa. Lei dice che si può risparmiare da quel punto di vista e che però serve una copertura, diciamo, per i medici che non devono rischiare, ovviamente di andare in tribunale per ogni intervento che fanno. La legge Gelli va cambiata, quindi secondo me. Assolutamente va cambiata, va rivista, vanno fra virgolette protetti i medici, evidentemente la responsabilità è sempre personale, io non vado oltre a quella, ma sto parlando di buon operato, sto parlando di un medico che non va assolutamente in sala operatoria per fare danni, per cui va tutelato, naturalmente nel limite del possibile, e la medicina difensiva deve pian piano scemare, perché più o meno fino a qualche anno fa valeva circa 7 miliardi. 7 miliardi investiti correttamente in sanità per la salute pubblica sono tanti, si possono fare tante cose, possiamo migliorare quella che è l'assistenza degli anziani che aumentano sempre di più sul territorio, quindi aumentare l'assistenza domiciliare, migliorare quella che è l'assistenza negli ospedali di comunità e nell'RSA, in considerazione del fatto che se negli anni 60 la piramide, la base della piramide era una base costituita da giovani ragazzi, oggi come oggi si è invertita, abbiamo la punta girata verso il basso che è di anziani, ma il dramma è che a breve diventerà un parallelepipedo, quindi noi dobbiamo attenzionare a questa situazione e programmare in tempo per evitare problemi piuttosto importanti. L'ultima battuta è sul numero chiuso programmato. La sua idea sta facendo breccia perché ne stanno parlando anche presidi, anche il leader del Movimento 5 Stelle, per esempio, si è detto contrario al numero chiuso. Insomma, è venuto il momento, anche perché le faccio una battuta: nell'ultimo test, gli aspiranti medici dovevano sapere cose un po' improbabili, diciamo. Io credo che non sia una grande novità eliminare il numero chiuso. Evidentemente va fatto sempre con buon senso, no? Perché una volta cosa c'era? Il numero chiuso non c'era e come dire, andavano avanti solo i migliori, c'era la meritocrazia. Noi abbiamo proposto un biennio valutativo, magari comune a più facoltà, che ne so, la farmacia piuttosto che la biologia, piuttosto che la medicina. Alla fine di questo biennio c'è la valutazione di merito, chi sceglierà di fare il medico, chi sceglierà di fare il biologo, chi sceglierà di fare il farmacista. La cosa ancora più importante sono le borse di studio che devono soddisfare, non devono più creare l'imbuto formativo che è esistito fino a qualche anno fa. Si laureavano, si abilitavano 10.000 medici, ma solo 6.000 avevano la fortuna di accedere alla specialità e quindi di esercitare la professione medica. Permettetemi. Ma qua siamo al limite del danno erariale perché, come dire, noi formiamo 10.000 medici, solo 6.000 entrano all'interno di quelle che sono le strutture ospedaliere e fanno i medici veramente, altri 4.000 sono costretti ad emigrare. E lo dico con tanto rammarico perché i nostri medici sono assolutamente apprezzati all'estero perché hanno un'ottima preparazione, perché le nostre università sono università eccellenti che preparano nella maniera migliore i professionisti della sanità del futuro. Allora io credo che questo numero vada assolutamente tolto, il numero chiuso, che vadano implementate assolutamente le borse di studio, ma che ci sia anche da parte delle regioni un coordinamento, una programmazione che sia rispettata, perché le regioni, avendo la programmazione sanitaria in mano,
devono e possono dire quanti specialisti e che tipo di specialisti servono per mandare avanti gli ospedali. Diversamente, se non si rimedia a questo vulnus, a questo gap formativo, inevitabilmente vincerà la sanità privata. Non credo che sia quello che vogliono gli italiani.